parents made queens. Get on the way to the nest, Mr. West, honest. They once had a dream. Bells of society in the shells of the unity. Cornet and spin it, the sound flows. Falls to the home, drive by the power of dreams. That power is yet unknown. Morning rays, hairs made queens. Get on the way to the nest, Mr. West, honest. They once had a dream. Bells of society in the shells of the unity. Cornet and spin it, the sound flows. Falls to the home, drive by the power of dreams. That power is yet unknown.
Salve a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti e bentornati in questa nuova live, nonché nell'ottava ed ultima live di Yakuza Kiwami. A proposito, dovreste, credo, sentite un po' la musica in sottofondo, un secondo che la tolgo perché purtroppo ho i cazzi nel culo. Ok, ecco qua, ora dovreste sentirmi più con calma. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Scusatemi il ritardo ovviamente nell'avvio della live, però stavo risolvendo una piccola faccenduola e ora scoprirete presto quale faccenduola stavo risolvendo. E fidatevi, sarete contenti per me. A meno che non vogliate che io soffra, per carità, però del re, però non credo, insomma. Credo sarete contenti per me. Allora, un secondo, solo che mi attrezzo a modo. Ecco qui. Anzitutto, come state, Vagaz? Come state? Però avete passato questo martedì, giusto? Sì, martedì a modo, perché me lo auguro. Anche oggi sono in questa maglietta da pigiama, non importa, ragazzi, non importa. Ormai siamo in confidenza, no? Cioè, poi voglio dire, comunque... Non... Ecco, forse sì, ci sarebbe stata meglio la maglietta rossa con il drago. Perché, no? Il drago di Dojima. Tra l'altro rosso, quindi sarebbe stato forse meglio, ma ahimè, non ho avuto voglia di cambiarmi, anche perché fa caldo e quindi più mi muovo e più muoio dentro, quindi mi sono detto, senti, mi tengo così e basta. Ok, quindi, che cosa ho fatto durante queste ultime ore? Mi illustro subito. Durante questi ultimi giorni, in realtà, perché comunque chiaramente Kiwami non lo tocchiamo da venerdì, quindi... Allora, eccoci qua. Pif, pif, pif. No, cosa ho fatto? Ok. Allora, quello che ho fatto è stato, come potete vedere, aumentare di molto la percentuale del completismo. Di quanto già non lo fosse. Allora, ho continuato, insomma, vabbè, anzitutto ho continuato la caccia appunto alle armi e ai gear, che vabbè, pian piano ci si arriva, agli ultimi, portarci loro per le 100 armi, serviranno tanti soldini. Ho completato qualsiasi completion di Majima, che non vuol dire che ho completato tutto di Majima, manca qualcosina ancora. O meglio, manca, credo, l'ultimo scontro con lui. Però per il resto è praticamente chiuso. Ma poi, ragazzi, soprattutto, qui abbiamo fatto le grandi cose, perché qui si è concluso praticamente tutto. Con un'unica eccezione dell'Hostess Club, perché non posso entrarci, dato che ho Haruka dietro, ho fatto tutto quanto. Poker, blackjack, baccarat, roulette, Chohan, Silo, Koi Koi, Oichokabu, i dardi, biliardo, vabbè, il batting l'avevo già fatto un po' di tempo fa, bowling, shogi che l'avevo anche già fatto, e infine anche il maledetto mahjong. Io ho passato l'ultima ora a ottenere questo full straight di merda nel mahjong, ok? Sappiate solo questo, ecco, per farvi capire. Non è stato così tanto sofferente come l'ultima volta, perché comunque sia come in zero. Perché comunque sia grazie al cheat item ho ottenuto facilmente questi 100.000 in un colpo solo. E di conseguenza nel giro di 2 orette ho anche fatto tutti questi 3. No, questi 2 in realtà, perché... No, questi 3, ecco, sì, tranne questo. Questo l'ho fatto insieme a questo. Però appunto rimane fatto, il full straight è stato veramente una botta di culo che ci serviva. E poi ho anche ottenuto i 900 più in Otometal My Life. Vaffanculo a questa canzone. Infatti il titolo della live è anche dedicato a questo, a questa canzone di merda, perché questa canzone è impossibile, cioè per ottenere 920, quello che ho ottenuto io, ci vuole una vita, è veramente una cosa assurda, ma perché è anche sbagliato, cioè i rhythm game di Yakuza sono fatti con il buco del culo, tra l'altro, non sono nemmeno precisi, non sono nemmeno fatti a modo. Vabbè, poi qui ci sono altre robe, non prezzo aver completato nient'altro qui, però sono le solite stronzate. Ok, quindi detto questo,
con una sola mossa del drago, tra l'altro, da apprendere, che è quella dell'ultima roba di Majima. Ah, giusto. Tolgo subito questi dall'inventario perché me li ero portati per questioni di soldi, ma non voglio distruggermi le orecchie perché chiaramente quando sto giocando in privato gioco senza le cuffie, quindi non muoio dentro. Ok, allora. Ora, il mio obiettivo in realtà sarebbe quello di prima di fare Majima, magari per chiudere Majima, però se non arriva il trigger del messaggio, quello che dovrebbe arrivare, è un po' difficile, quindi vediamo un po'. Aiuto, aiuto. Poi è assurdo perché in realtà si nota veramente poco il cambio di difficoltà dalla difficile alla facile per alcune ragioni. Va bene. Quindi, ovviamente non vi sto a dire. Esatto, non vi sto nemmeno a parlare di quante volte Aruka si sia sentita ignorata perché è stato è andata così, effettivamente, mortacci sua. Però vabbè. Andiamo, via. Lo Stardust. Vediamo un po' come prosegue la narrativa ormai alle sue fasi finali. Kiryu-san, qui. Saigomade sewa inacchimatte sumanai na. Sonna koto wa ii desu kara. Nani ka to hissiyou da to omotte. Kore, hosso nakama kara no kimochi desu. Ah, grazie. So ka. Sumanai na. Last chance for free time. This is your last chance for free time before the final showdown. It is recommended that you create a new save data here just in case, you know. Che vuol dire you know? Vabbè. Speak with Kazuki when you're ready to begin and select not yet if you would prefer to finish up with or without Haruka. Ah, ok, va bene. Va bene. E sì, no, appunto, vorrei finire la cosa di Majima, quindi. Il problema è che non so come triggerare il messaggio o qualcosa del genere, quindi boh. Cosa faccio? Attendo in giro? Forse? Proviamo a vedere. Attenzione, Nishida? No, è il fiorista. Ok, direi che questa è una missione secondaria, la facciamo. Anche perché credo che in realtà questa sia. Ah, sì, ok, questa qui è la missione secondaria. Quella lì che ci serviva per completamente la 4, tipo, salve, Pinca, salve. La quarta, tipo, che è appunto l'ultima che ha un trofeo. Quindi ci sta perfettamente farla. Let's go. Ah, lì si è sbloccata tra l'altro quella lì del vecchio. Ieri non sono potuto esserci se non per un motivo. Un minuto, vabbè, fa niente. Sono sempre i VOD ricaricati anche su YouTube, quindi allora interessasse recuperare poi quello che è successo ieri. E si continua anche oggi, tra l'altra parentesi, se facciamo abbastanza tempo. Credo di sì, comunque non penso manchi molto alla fine di Kiwami, però appunto si continua anche oggi. Questa è Nishida, mi sa. Sì. Ecco, di schifo c'è. Ah, Majima stesso? Attenzione. Ho visto la tua scalata contro l'obeso che usa l'acqua. Eh sì, ma il maledetto lui. No more thinking around about what we're gonna do it right. This time's for you. Come at this alphabet.
We're gonna die a bit of tears, Yoshida batting in center, ok. Va bene ragazzi, allora andiamo a fare questa quest secondaria e poi andiamo a fare il finale di Majima Everywhere. Finiremo questa storyline, risveglieremo il potere del drago di Dojima. Ma che dico, risveglieremo? Ci renderemo più forti di prima. Con il potere del drago di Dojima. Majima Ultra Istinto is possible. Ma in realtà non lo so come sarà. So solo che quella sarà l'ultima volta in cui dovrò affrontare Majima. Anche se riapparirà in altre zone, non avrò alcun bisogno di affrontarlo. Già mi manca. ちょうどいい時に来たな。どうかしたのか。いや、さっきここにおめえを訪ねてきた女がいたんだが。誰だ?死んだ堂島宗平の女、堂島弥生だ。ああ、ミンキ。なんだと?おめえが殺した組長の妻だ。これはなんかあるなと突っぱね返したんだがな。おめえが来たらこれを渡せって頼まれてよ。 Scusate quando ho detto che aggiungo per il periodo che sono 5 per ora, sono indeciso se effettivamente prendere quello Yakuza 0. Beh, oddio, ma c'è una differenza di prezzo in teoria abbastanza importante. Yakuza 0 lo trovi a basso prezzo. Cioè, o comunque a un prezzo inferiore. Quindi, boh, decidi tu. Non so cosa consigliare. Entrambi a 30. Sogoa imaja Dojima gumi no zantou domo no sokutsu da. Cioè, secondo me, per... scusatemi. Per... bello, partita la cosa. Secondo me, per l'unicità delle avventure... potrei tranquillamente prendere entrambi. Non lo so, fai come vuoi. Secondo me, per l'unicità dell'avventura, ti direi Persona 5. Perché Yakuza 0 è un gioco bellissimo, senza ombra di dubbio. Però non è una cosa che ti dico, è un'esperienza nuova. Persona 5, invece, è proprio un'esperienza... Come appunto non se ne vedono tutti i giorni, quindi secondo me appunto Persona 5 sarebbe una scelta più saggia. Poi fai te, insomma, vedi un po'. Persona 5 è stato l'ultimo gioco che ho giocato che mi ha fatto dire... no, in realtà forse non ultimo, però insomma è stato uno degli ultimi giochi che mi ha fatto dire... Mi ha fatto... What? Cosa? Ma come mai non sono uscito da quella porta? Vabbè. È stato uno degli ultimi giochi che mi ha fatto appunto pensare a quanto cazzo... Cioè, sarebbe bello rigiocarlo per la prima volta, ecco. Mi ha dato proprio quella sensazione. Che sensazione che è stata circa quasi rinnovata poi con Royal, tra l'altro. Assurdo. E appunto questa è una cosa che ho molto fresca in testa, più che altro perché ultimamente ho trovato il... Io ho quella sensazione con tutti i giochi, addirittura. Tutti i giochi sono cose incredibili. Cioè, appunto, questa cosa mi è abbastanza fresca in mente perché l'altro giorno, sabato, ho trovato il... per la prima volta, appunto, il film, o comunque i film, anzi, che mi hanno fatto dire questa cosa. E che mi hanno fatto dire, cazzo, ma chi mi ridà la prima visione di questi film? Nessun altro. Non perché sono incredibile, ma per il divertimento che è giocare un gioco per la prima volta. È vero, sì, il fascino della scoperta è ok. Quello appunto è anche il motivo per la quale io do molta validità alle blind run, però parlo di qualcosa di proprio più intenso, no? Proprio di... cioè una cosa assurda, cioè di quando proprio non sai nulla e qualcosa del genere. Quella sorta di innocenza molto figa. Ok. Vediamo, tanto se è una trappola o meno. Tiger drop e via.
come si chiamerà quest'ultima live? Tiger Drop e via, no, non è vero. Probabilmente gli darò un nome serio. Minchia. Ai ai ai. Ritorno del drago di... Ah, così è un po' troppo lunga come nome. Ci vuole qualcosa di più sintetico. Ano hito ga shinde mou 10 nen ni naru ne. Yayoi ne-san. Gobusata shite imasu. 私はね、あんたがいずれは堂島組を背負ってくれるもんだと信じてたんだよ。この落とし前、つけさせてもらうよ。キル！ぶち殺されは！しばき倒したれや！ピキャマなど女の。弾取ったるわ！まあね。Grazie. Questa è mia. A posto. Kiryu non uccide nessuno. Vabbè, basta. Sta invecchiando questo bene. Beh, lei dove è finita, scusami? Ah, ecco, infatti. Oh, ma che cazzo? Ah, ok, sembrava... Anta, dareka o kabatteru ne? Dare nan dai? Ittai dare ga yattan dai? Sono kotae... 俺に少しの間預からせてもらえないでしょうか。俺が必ずけじめをつけてお答えに上がります。Bello però, bella questa missione secondaria. Mi piace questa cosa delle missioni secondarie importanti, è figo. An answer road, una risposta dovuta. Sì, certo, i punti esperienza perché mi servono. Che succede? Ah, ok, mi sono preso paura. Ok, and now it is time. Era una delle prime che dovevo... No, non era una delle prime che dovevo fare. Sono in ordine abbastanza sparso in realtà. Non era una delle prime che dovevo fare, anche perché l'ho sbloccata ora, quindi. È una di quelle importanti, vedi, perché fino alla settima, per qualche motivo anche la settima, anche se non so perché, sono missioni con dialoghi doppiati e cose del genere. Quindi... Non sono in ordine d'apparizione. Bene. Eccolo là. Basta che non mi chiedi di fare tiri al batting center, che non c'ho più il polso, per piacere. Spero, non credo, però, che la sfida finale di Majima sia tiri al batting center. Un bel po'.
Sussi pacca. No, Sussi è un po' un'altra cosa. Sì, è un po' un'altra cosa, è un po' più offensivo, diciamo. Perché poi non è stata doppiata questa roba qua? Non l'ho capita, vabbè. Sarebbe stata molto bene doppiata, ma ahimè. Oh, attenzione. Cos'è questa host? Ragazzi, ci credete, nonostante tutte le battaglie che abbiamo fatto con lui, questa mi sta facendo venire la pelle d'oca, mamma mia. Immagino, ho affrontato quick time event molto peggiore di questi. Yakuza 0. Aia. Detection. Aia. Dice che Yakuza Kimura non aveva boss belli. Beh,
non ha boss belli tranne Majima. Non ironicamente, nel senso che lo scontro contro Majima che c'è stato in qualche capitolo fa era veramente bello. Vabbè, non è vero, non è l'unico bello, solo che o sono troppo semplici o sono troppo scarni, non so come dirlo, però... Boh, non mi trasmettono le stesse cose che mi trasmettevano quelle di Yakuza 0. Forse è ora di finirla, Boss finale 0, miglior boss della serie per me. Ci può stare. Vabbè, no, ho capito, va bene tutto, ma sta musica no, cazzo. Questa è la musica delle sub-story. Cioè, capisco che sia la musica emotiva, però no, dai, come Majima no, ci vuole una traccia un po' più importante di questa, vabbè. Ok, attenzione, forse qui già abbiamo qualcosa di doppiato. これまで散々思いの行き様を見届けさせてもらったけど、やっぱり俺とは考え方がまるっきり違う。ま、それはそれで一応認めた。じゃあ、これで納得してもらえたと。いやいや、それはそれや。キリュウちゃんのストーカーはやめへんね。もはや。 俺の life work niente, zitto. Essence of Mad Dog Demon. Demon Fire Dagger. Bene. Porco due è infinita. Ok. E là è appunto il coltello di Majima, certo. Gnale di Majima. Majima's strongest weapon attack that uses both the bat and dagger a deadly... Cosa? No, che figata. Bello, totalmente inutile purtroppo come mossa perché... Cioè bisogna essere a vita critica con una mazza equipaggiata, minchia. È specificissima, però è fighissimo. Perché questo dialogo è lo doppiaggio e non quello pre-battaglia, boh. Facciamo uno sbatti. Vabbè. Peccato. Comunque, mamma mia, bello. Ok. Si è chiusa anche questa parentesi. Guarda, è già tornato, guarda, è già per le strade. Addio. Va bene, è il momento di andare da Kazuki. È il momento di sistemare gli ultimi conti che abbiamo in sospeso. Direi anche di fullarci la vita comunque perché giusto così per fare in realtà, non perché sia spaventatissimo, non credo che avremo grossi problemi da ora in poi, anche perché qualora al massimo dovessimo avere grandi problemi Tiger Drop e via, però comunque ho scoperto il segreto del pronto, ossia il menu di quel merda di ristorante è diverso da giorno e notte, quindi è quello il motivo per la quale non ho potuto comprare i restanti 13 piatti, perché si possono comprare solo di giorno. E ancora non so come si cambia il tempo, poi lo saprò quando sarà finito il gioco, probabilmente. Ok. もう準備は整いましたか。ああ、もう大丈夫だ。わかりました。キリュウさん、もう俺たちにできることはありません。月並みなことしか言えませんが、頑張ってください。ああ、わかった。ありがとうな。なんだか外の様子がいつもと少し違う感じがします。気をつけてください。
Addirittura, ok. Vabbè, come anche... Oddio, Yakuza 0 però non partiva. No, non è vero, anche Yakuza 0 partiva, sì. Parti finali non erano registrabili. Yumi Onee-chan te yobuno ka? Okaa-san de iin da, Haruka. おじさん。キリュウ。あんたやら、登場会の4代目から直々の褒美が出る。4代目?金持ちいいも女もな。何年ぶち込まれても釣りが来るぜ。今夜は暑いぜ。なんせ殺しのお墨付きだ。次期会長、錦山さんのな。 하루카, 심폐스러나. 何があっても お前を守る. 必ず 유미に 合わせてやる. 信じてくれるな? やっつけて, おじさん. 手加減はしねえ. 死にてえやつだけ. かかってこい! Mob, basta. Vabbè sì, mob ci sta, vuol dire folla, quindi ha senso. Dai, un po' di raggio. Eccoci. Ok, forse il rush non è il miglior stile. Lo volevo alternare per fare le cose belle. A quanto pare non è servito. Puoi raccogliere l'oggetto pesante piuttosto che il pentolino. Vabbè. Come vuoi, però. Ecco qua. Ora le cose cambiano. Sì, Kojima. Ci ho fatto caso. Ah, non è vero, non se lo meritano. Ehi. Culo. Madonna santa, Rush sta il peggior stile. Ok.
dei truzzi, ma quanto sincronizzati quelli del pubblico. Non ho capito nulla di quello che hanno detto. Vabbè. Ah, ecco, infatti. Cioè, c'era scritto sopra Rush, ma era Brawler. Ah, finito. No, questo è lo stesso revolver di prima. Ma non ammazza nessuno. Sì. Oddio. Questa battaglia potrebbe non essere simpatica in Legend, eh? No. Date. Sfera. Coizza Jingu. Dare da. Sudo. Oh. 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 にいるお前がユミの子供なんてな。おじさんはずっと昔からお母さんと友達なの？ああ、ユミが今のお前より小さかった頃からな。そうだったんだね。そんなユミが母親になってるなんて、時が経つのは早いもんだ。無駄な体力使った。そういえば、お母さんがひまわりに手紙を持ってくるときね。ああ。いつもその手紙を声に出して読んでくれたんだ。ユミの自分の気持ちが綴られた手紙だったんだな。うん、すごく優しい声で読んでくれた。じゃあ今度は本人の口から直接聞かせてもらおう。手紙越しじゃない、ありのままのユミの気持ちを。Ho ridicolizzata la scena considerando che entriamo in un ristorante subito dopo, però devo curarmi, quindi l'unico boss dello zero che era un po'... Bah, oddio, sì, più o meno. E più che altro è uno dei pochi che non è morto. È morto in Kiwami, ma prima no. Quindi sì, è una delle poche cose, diciamo, importanti. È rimasta Laogui, Nishitani, sono stati tutti qua. Oda. Sono stati tutti quanti che personaggi che si sono aperti e chiusi in quello stesso gioco. Incredibile. Scuse. Kakureteru, Haruka. Muore anche Nishitani. Muore... No, vabbè, muore, non muore l'augui, però. Coso coso shinede dete chiami!
È lì, vabbè. Se era l'home boss è vero, tecnicamente lo è, però. MIA. Ok. Merda. Non penso la bambina morirà. Beh, è l'arma. Vabbè. Credo che in realtà è perché stiamo utilizzando il drago di Dojima. Infatti, cioè, notate veramente la potenza di questo stile ormai. No, non è mi dissocio. Intendeva i barboni che si minano per strada di Yakuza, non quelli che si menano tendenzialmente. Poi non so le sue attività, però di sicuro io non lo faccio. Hey!
Posso dire però una nota positiva che finora mi piace molto di più lo scontro, queste battaglie finali di Kiwami rispetto a quelle di Zero. Quelle di Zero non le apprezzo molto. Queste invece mi sembrano molto più carine. あの100億は神宮の金だったんです。それは分かってる。ですが、私はもっと別の裏があるように思えるんです。神宮はあの金を取り返して何に使うのか。神宮の本当の目的か?はい。別の組織とつながっているのかもしれない。東条会と MIA、それ以外の組織の影を感じるんです。刑事の鑑定やつか。ええ。まあ、私も伊達さんの弟子ですから。 私たちも自分の目で確かめに行きましょう。 Sì, no, i boss sì, intendo le battaglie con i mob finali. I boss ovviamente non si può ancora dire nulla. なんだよね。はるか。ごめんね。辛い思いさせてごめんね。お母さん。私ね。お母さんね。本当はあなたと一緒にいたかった。でもね、自分がお母さんだっていうことができなかったの。いいよ。お母さん、分かってるから。私 嬉しいよ。おじさん。よかったな、はるか。おかえりなさい、カズマ。ああ、遅くなって悪かったな、ユミ。ん?なんだ?きっと彼が来たのよ。 奪われたものを取り返しに。久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前が神宮。こうして会うのは初めてだね、桐生一馬君。 初めましてというべきか、さようならというべきか。<笑>君は苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。ああ、そうだ。当然の話さ。それは元々私の金だからね。それに他にもいろいろ処分しに来たのさ。何?はるか! おじさん。神宮。お前。バカな男だ。まあヤクザなど皆こんなものか。お前どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いや、 この国の今後のためには必要のないものなのだよ。自分が愛した女とできた子、どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないもん。自分が出世することしか考えてない。<笑>何をわかったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何がわかるというんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私にはわかるわ。
どうして世良さんがあなたを裏切ったか。あなたは国のため政治のためと言って全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前や世良ごときに私の何が分かるというのだ。ユミ、あなたには何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの？ずいぶんな言いようじゃないか。でも、もうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。そうかな。まだ終わってへんのちゃうか。寺田、これで力は五分五分や。風間さんの意志はまだ生きとるんやで。なんやねん。これだから頭のない極道は困る。やる。どういうことや。お前ら、あなたまさか。そうだよ。私は登場会から近江連合に鞍替えしたんだ。バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。登場会を捨てて近江連合と協力関係を築く計画をね。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は近江連合の五代目に踊らされていただけなんだからな。もう一年前から話は進んでいたんだよ。五代目と私の間ね。私は世良が私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。理想を求めずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと。ああそうだ。君らに政治の話をしてもわからないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだよ。私にとって彼はその力だった。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったのだ。数年前殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私は、セラ、いや登場会を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は近江連合にすり寄った。そうだ。私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの100億は。ああ、近江へと渡る。私としては登場会も潰れてくれてまさに一石二鳥。Non scrivete spoiler nei commenti。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか。そうだよ。彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取り憑かれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラの暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで登場会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。シング、貴様。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。何？指。もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあるというんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。
昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら、何を言ってるんだ。カズマ、ハルカをこっちに。これで弓とハルカには手出しできねえな、神宮。なあ神宮、世良会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何？会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身だから、自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。バカな、何を根拠にそんなことを。風間さん、頼みます。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来闘場会仕切る器じゃありません。金儲けしかできねえヤクザです。後目は風間さんが決めてください。闘場会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。会長とおやつさんが命がけで残したんだ。 うるさい、セラメ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばな。あ、だがそうはさせねえ。俺は風間のおやつさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は闘場会四代目桐生一馬だ。一人でよくもそこまで頑張れるものだな。何人でも相手になるぜ。No, sto ascoltando poi. Volevo evitare suoni in sottofondo. Stavo immedesimando. Sì, 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 è venuto molto casualmente. Comunque seriamente, cioè ragazzi, non scrivete gli spoiler nei commenti. Adesso fermo un attimo l'azione, non scrivete gli spoiler nei commenti. Veramente tu moderatore, non scrivere gli spoiler. Io ho fatto una... cioè tu dovresti essere il paladino che dovrebbe assicurare che tutto nella chat scorra come il regolamento che ho scritto io stesso vadano, quindi non scrivere le cose. Il paladino della giustizia. Però la devi dimostrare. 証拠は何もない。当たりだ。
sparano l'elicottero così. Si combatte lui, quindi. Oddio, questa volta è la Madonna. Battaglia all'infame della serie. Scopriremo presto. Vabbè, ha capito, ma quanto edgy, cioè. Cos'è? Con l'elicottero dietro, madonna. È bella però la host, molto bella. No, ehi, la mia pistola. Me l'ho portata apposta la pistola. Di quelle già finite. Aia. Bello. Questo spara a vicenda. Fosse arrivato comunque, non si arrivava. Sarebbe stato bellissimo se fosse arrivato, in realtà è tutto sbagliato in quella frase, ma comunque. Diventato un FPS, TPS magari. Vabbè, Sundowner adesso arriva, non lo so, cioè, più di così? Oh sì. Ride. Cosa ridi? Cioè, non sta andando molto bene per te, non capisco cosa c'è da ridere. Ah, adesso ho capito perché la battaglia è più infame, ok. Chiaro. Ha senso. E quello? Era una granata per caso? Non pare. Ok. Ok. Due. Calmi, eh. Ma vedo che non mi piace stare calmi, eh. Vedo che non vi piace. Vabbè. Ok. Capendo. Va bene, è interessante. Prossima volta mi porto un'arma da fuoco, capito? Sì, decisamente. Dovevo decisamente portarmi un'arma da fuoco. Dovevo.
proprio farlo. Benissimo. Ok. Ah vabbè, in realtà la posso lasciare equipaggiata finché, tanto posso anche disequipaggiarla quando voglio. Capisco. Capisco. Spamma il Tiger Drop. E quando questi sparano? Madonna, comincio a spazientirmi, comincio veramente a spazientirmi. Cos'era se non era una granata? Consiglio d'amico chiamatosi anche backseating comunque. Che cazzo ridi, coglione? Ah. Che? Risorgono dei morti adesso? Che succede? Ah. Beh, più o meno, sì. Boh, lui però è morto apposta. A me ne importa questo. Vabbè, in teoria siete più facili di prima senza le pistole, lo sapete? Che stai facendo? Tutto a posto, amico? Aia. Dai, madonna santa. Ma perché mi devono buttare a terra con ogni singolo fendente? Madonna, le armi, giuro, in questo gioco sono la merda. Veramente, la merda. Claustrofobia che fa venire. Cioè, no, che vertigine che fa venire quel cazzo di panorama. È gigantesco. Va bene. Tutta Tokyo, sì. Non solo il coltello, quindi Tiger Drop Spam. Ma sinceramente, se vi devo dire la verità, è peggio, è molto peggio quello lì. Quello lì con le doppie pistole di loro. Non so per quale motivo, non ve lo so spiegare nemmeno io, però è molto peggio lui. Forse perché lui non fa proprio attacchi fisici. Loro almeno ogni tanto li fanno. Quindi Tiger Drop, qualcosa del genere, si può fare. Cioè, ma quello lì era proprio senza senso. No, non è solo più rompicazzo, evita ogni cosa, cioè non puoi fargli una singola combo completa. È vero che sono più forti loro, rischi di morire molto di più con loro, quello è vero. Però, sinceramente, almeno puoi contrattaccarli in qualche modo. Quello proprio ti fa sentire inefficace in tutto. Nishiki. Nanda sore? Bakudan ka? Yumi. バカなことはやめろ。ダメよ。百億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな。当然の話か。錦、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺はどんな犠牲を払っても登場会の後目になる。なあ錦。それは無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ、俺は。え？どういうこと？
言ったろ、キリュウ。俺は10年前、お前を裏切ったあの日から、誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から、信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は、全てを知ってて。ああ、そうだ。俺は負けたくなかったんだよ。俺は、お前に負けたくなかったんだよ、キリュウ。俺はユミを愛してる。だがユミは一度も俺を振り向いてはくれなかった。ユミの中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレイナだったっていうのか。そうだ。俺は100億を手に入れ、東城会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何？そんなことして何になるの？そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら、辛いことも全て受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの？カズマやハルカのように。うるさい！どうしてお前は俺を認めてくれないんだ！ニシキ。なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。
頑張ります。昔のあの人じゃあなつもりです。何でもするからさ。自分の目で確かめる。人が必ずてっぺんに立って。サラダがお前とはもう一度一緒にやりたかった。もっと来いよ。なんだそのパンチは。キリュウ行こうぜ。意識ユミ、これは。ごめんね、私あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後もこうしてあなたのことを。私弱い女だった。記憶を失ってからも本当はあなたのことだけはうっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でもあなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。すべてを思い出せない。そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、遥は何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だから遥とお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。遥、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。
金はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ。最後のけじめくらい俺につけさせる。やめろ、やめるんだ、錦錦。それよりずっと前から言えなくてすまなかった。好きだったお前のことが。カズマ、これこれあなたが持っていてくれたの。シンジのやつが死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった、また帰ってきた。あなたが私にくれたたった一つのプレゼントだもんね。 ありがとうね。私結局全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも錦山くんからも。でもね、私後悔はないの。あなたを忘れないためにまた記憶がなくなってしまっても思い出せるようにって、この入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。
お母さん。はるか、いい？はるかはどんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから、いい？絶対に逃げちゃダメ。カズマだな。おい、やめろ。しかし、事情は後で話す。お前ら銃を下げろ。キリュウ、お前は悪くねえ。だがこの山で逮捕されたらもうシャバに出れん。俺についてこい。もういいんだ、伊達さん。弓も錦も風間のおやつさんももうみんないない。だから人思いに逮捕してくれ。ふざけるな。お前の戦いはまだ終わってねえはずだ。かけがえのねえものを守り続けろ。逃げるんじゃねえ。かけがえのない。そうだ、お前が無所に行けばこの子はまた一人だ。お前それでもいいのか。伊達さん、来やがったな。おい、キリュウ、こっちだ。じゃあ、お前らしっかりやれよ。行くぜ。頼む。ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ、義理は果たしたつもりだ。しかし聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で、五代目は誰にしたんだ？まあ、世良会長やおやつさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。うん？誰なんだ？まあ、意外なやつだよ。おい、元会長、つけられてるぞ。え？おい、もしかしてあいつが五代目なのか？ああ、奴ならきっちり登場会を立て直すさ。じゃあ行くぜ。ああ、もう戻ってこないのか。さあな、また伊達さんから呼ばれることがあれば来るかもしれないぜ。そうか、だが残念ながらそれはないと思うぜ。俺はしばらく鞘と暮らしてみるよ。今までになかった家庭ってのを楽しんでみるさ。おう、じゃあなおさら俺がいない方がいいな。ああ、もう胃が痛い毎日とはおさらばだよ。
じゃあな。もう警察の世話になんじゃねえぞ。大丈夫だ。あいつと一緒なんだからな。そうだな。ああ、nella speranza sempre che tutto questo che stiamo ascoltando in questo momento, questa musica, non sia copyright. Ok. Bene, bene. E va bene, si è chiuso quindi Kiwami. Non posso dire che le parti finali siano qualcosa di imprevedibile, nel senso che è tutto stato molto, ripeto, appunto, la struttura narrativa semplice ha chiuso il tutto nel modo più semplice che potesse venire fuori, nel senso semplice ma giapponessamente complesso. Quindi non so, proprio a settembre per vedere Kiwami 2, vabbè ragazzi, altro minchia, come fai a sapere che già a settembre lo faremo? E in realtà non so dire per chi mi dispiace di più che sia morto, forse direi Nishiki di più, forse, non so. Beh, non so. Io godo perché l'ho già finiti tutti. Beh, non è il massimo in realtà, se li hai finiti tutti vuol dire che non è più nulla da godere, quindi e vabbè, allora la battaglia finale ci stava, c'era una normalissima, una bella battaglia, ci stava, nulla di che. E lì Jingu, peccato, cioè nel senso era fuffa, veramente fuffa. Posso godere ogni cosa. Beh sì, però non hai più il fascino di scoprire, no? Quello che verrà dopo. A parte un ipotetico seguito. Vabbè. Comunque niente. Ci sta. Ci sta. Tutto molto caruccio. Ovviamente anche qui, vabbè, il climax della trama si è raggiunto puramente nel finale, diciamo che è stato tutta la trama ingranato con un ritmo un po', diciamo che ci sono stati troppi capitoli filler praticamente, cioè capitoli in cui non succedeva nulla e vabbè, un po' particolare. Aspetterò il seguito di Lost Judgment. Iniziare a recuperarmi la serie, aggiungo forse mi compagno di godere, iniziare a recuperarmi la serie. Nice, godo. Così potete backseatarmi in due. Non fatelo. Ok. Vabbè. Però ripeto e confermo questa cosa qui. Gli scontri pre-boss fight finali sono migliori in questo gioco rispetto a Yakuza 0. In Yakuza 0 quella nave di merda è proprio brutta. Proprio brutta. O la barca, insomma, la nave, quello che è. Qui invece hanno fatto un lavoro decisamente migliore, perché nonostante siano tanti e cose, comunque specialmente con lo stile del drago, ammazzi quelli con la pistola, ne prendi la pistola e li spari. Questo già era una cosa un po' più difficile in Yakuza 0. Guarda che andando avanti hanno corretto praticamente ogni loro errore, alcune volte sbagliano, ma gli ultimi tre giochi sono dei banger assoluti, banger. Però se un gioco PS2 secondo me è molta roba, vabbè, un gioco PS2 sicuramente non era esattamente così, però sì, diciamo, è anche autoconclusivo, quindi come inizio ci stava, forse nemmeno avevo intenzione di renderlo un inizio con Yakuza, però sì, è perfettamente in regola, poi boh, anche rispetto a Shibuzawa, cosa vuol dire macchina? Non è nulla come Boda, eh? La boss finale è quella di Yakuza 1 modernizzata pochissimo. No, ok. Vabbè, niente ragazzi, cioè, non c'è molto veramente da commentare, è tutto molto appunto godibile così e via, cioè hanno solo usato strumenti più moderni, ok, però moderni. Zero è praticamente il lungo prologo dell'1, sì, del lungo prologo che in realtà rende molto più godibile l'1, perché successe tante cose molto importanti qui, cioè sono spariti praticamente tutti i personaggi dello Zero ormai. Praticamente sì, cioè nel senso non è rimasto quasi nessuno di Yakuza 0. Il che
è sbalorditivo, perché pensavo che almeno uno di questi sarebbe rimasto a lungo, anche solo Nishiki o qualcosa. Mi aspettavo che prima o poi sarebbe potuto morire qualcosa, però non mi aspettavo così presto, ecco. Vabbè, Kiryu e Majima, chiaro, perché tutti i Binge Zero hanno finito già il loro corso qua. Sì. Quindi diciamo che Yakuza Kiwami 2 aprirà una parentesi totalmente nuova, assolutamente, cioè questa volta non ci saranno particolari ritorni e cose del genere, probabilmente. Chissà quali saranno i protagonisti di Kiwami 2, e non intendo i protagonisti, intendo proprio chi sarà al centro della scena di Kiwami 2. Chissà. Però sono giochi pesanti, questi qui da giocare, da completare, quindi è anche per quello che li metto veramente a tanta, che poi nemmeno troppa, però comunque sia a distanza, Walter White, Kiwami 2, li metto a distanza gli uni dagli altri, perché sennò raga non se ne esce vivi, comunque posso skipparli? No, non se ne esce vivi, cioè fidatevi, cioè se io li giocassi tutti insieme mi romperei i coglioni a un certo punto. Perché adesso Kiwami comunque è nelle fasi finali, veramente finalissime, manca pochissime. Tra l'altro ci sono le Climax Battles anche qua, quindi ancora una volta Lorenzo mi ha tradito e mi ha detto una bugia, perché mi aveva detto che non c'era. Questo gioco è il più corto della serie, appunto, ed è una rottura. Cioè non una rottura perché è noioso, ma perché è dura completare tutto quanto, è dura. Perché comunque sono cose anche abbastanza difficili alle volte. Poi dipende, per carità, dalla capacità, però non sono mai cose semplicissime, ecco, quindi... Ovviamente perché ho letto di una cosa in particolare, ossia... della side quest, diciamo così, di Haruka in New Game Plus, e io voglio strapparmi i capelli soltanto ad aver visto che cazzo bisogna fare. Finiamo di giocare quando uscirà Yakuza 9, non penso. Secondo me almeno uno Yakuza nuovo è, o un Judgment, quello che è nuovo, esce. E... prima che finiremo di recuperarli tutti quanti, eh. Chissà. Kiwami 3 lo fanno. Found Judgment. Dai, che palle. Mi fa morire Found Judgment. Oppure In Search of Judgment, che è ancora più, no? Attenzione, post-credit. Comunque ho fatto bene anche a mutare, perché madonna, a un certo punto è risultato uno storm di piccioni gigantesco. Hanno rotto i coglioni questi piccioni, fanno un sacco di casino. Adesso gli comincerò a spararli tipo da Kant. Bau bau. お母さん。ごめんね、ゆうちゃん。遅くなっちゃった。ねえねえ、お母さん。ん?サンタさん、今年も来てくれるかな?そうね。ゆうちゃんがいい子にしてたら、きっと来てくれるわ。じゃあ、私いい子にする。毎晩お母さんの肩叩いてあげるから。あら、本当?嬉しいわ。それじゃ、 早くお家に帰って、サンタさんを迎える準備しないとね。おじさん。 Diventato un cane. Kaero?
ねえ、おじさんは何歳までサンタさん信じてた？え？いや、いくつだっけな。信じてたんだ。悪かったな。Un chilometro non c'è bisogno, alla fine l'hanno fatto i primi due perché erano gli unici praticamente indietro. Sì, sì, ma anche perché hanno fatto la remaster. Cioè ragazzi, secondo me il fatto che abbiano fatto una remaster di 3, 4 e 5 è la dimostrazione che loro di fare il Kiwami 3, 4 e 5 per dire, non hanno assolutamente intenzione. Ma è giusto così secondo me, cioè non è che possono remakeare tutto quanto. È come la gente che vuole il remake di Kingdom Hearts, cioè ma raga, ma non siamo seri. Remake di Kingdom Hearts non ci stanno per niente. Sì, sì, save game, clear data. Cioè, nel senso, ci stanno un po', ma non troppo, cioè, si possono giocare tranquillamente ancora, dal primo all'ultimo. Esclusi quelli per DS, ma vabbè. C'è il prequel del sequel dello spin-off, se ce n'è troppo bisogno non hai capito. No, non ce n'è bisogno, non sono d'accordo. Potrebbero fare un Kiwami sul primo dei due giochi nel Giappone feudale. Esce ne è fatto con l'engine di Kiwami, semmai Kenzen, anche il primo gioco, ma Kenzen fa cagare, ah ecco, no, Kenzen fa schifo. Plot twist, nuovo gioco è Dead Souls 2. Che i Kiwami non sono remaster, sono proprio remake. Sì, appunto. Quindi. Quindi. La cosa è fatta una certa ora, eh. Quindi abbiamo fatto una bella live. Voglio dare un'occhiata a queste climax battle. Oh, Gesù Cristo, sono le stesse. Capite quanto può essere fastidioso completare questi Yakuza? Che finché si pensa a quadrato o triangolo per fare due mosse va tutto bene, poi quando pensate che ci sono anche queste cose. Ah, Gesù. Vabbè. Sale e santuari. Mi è giunto il momento di sale e santuari. Vediamo un po' quali trofei mancano a sto punto. Vabbè, questo sarà la difficoltà leggenda. Sì, punto. 100% la completion list. Ok, devo finire entrambe Yui e Rina. All sub stories, questo cos'è? Defeated Damon, ok, chiaro. Notto pieno, ci può stare, sì. All of the climax battles, Let's relax the nostre south on a date, ok. Enjoying the mahjong with a hostess, ok. Enjoyed, insomma. Played all minigames, walked one kilometer, e poi vabbè appunto c'è quello lì, obtain EX rank con Aruka's Request. Sì, io veramente penso dirò quella bambina per la fine di questo, del platino di questo gioco, ve lo dico già anticipatamente. Lo zero che voto daresti, boh, è difficile per me dare voti, ragazzi, non mi chiedete i voti, lo sapete che non mi piacciono. Non mi piace valutare quanto mi è piaciuto un gioco con i numeri, cioè non mi piace. Non chiedetemelo. Va bene. Quindi, io direi che salutiamo gli amici di YouTube, i cari amici di YouTube che guarderanno questa live. E niente, direi di dare... il benvenuto, invece, agli amici... di YouTube, sempre nuovo. Ogni giorno su 10. Vabbè. Allora, fatemi cambiare un attimo il titolo. Parte 2. Come la chiamiamo la live? Non lo so, onestamente. Chiamiamo...